Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ultimo video prima di Natale, ancora uno svuota la spesa fatta sia da Lidl che da Eurospin, che però ho voluto dedicare esclusivamente alla preparazione dall'antipasto alla cena per quanto riguarda i giorni di Natale, quindi vigilia e giorno di Natale. Ovviamente mi sembra chiaro che non sarà un Natale come tutti gli altri, questa cosa però non deve secondo me buttarci troppo giù. Io faccio questo video proprio per tenervi compagnia, per cercare di risollevare un po' gli animi, pensando che anche se si passa il Natale in due, come la maggior parte di noi faranno, o comunque in famiglie meno numerose rispetto agli anni passati, bisogna comunque avere un po' d'animo e pensare che la fortuna è già esserci e stare bene, e che quindi possiamo anche superare questo momento che dura da un po' tanti mesi purtroppo, e ogni tanto ci facciamo prendere tutti dallo sconforto. Però questa può essere un'occasione buona appunto per dimenticarsi tutta la situazione per qualche giorno, dedicarci agli affetti più cari che abbiamo in quel momento con noi e poterci viziare con qualche stuzzichino, qualche cosa un po' più buona da mangiare. Io l'ho pensata così, spero che anche voi possiate passare queste feste nel miglior modo possibile e essere sempre ottimisti e positivi. Detto questo, direi di cominciare. Allora, vi ho suddiviso le cose di Lidl e di Eurospin. Di Eurospin ho preso veramente 4-5 cosine, mentre invece la maggior parte sono prese da Lidl. Cerco di non fare un miscuglio, ma vi farò vedere alcune cose di un supermercato, alcune dell'altro per quanto riguarda la tipologia di piatti. Partiamo subito con gli antipasti. Come antipasti da Lidl ho preso le classiche patatine. Ho preso queste qui di Snack Day, pagate 89 centesimi, scusate, 3 etti di patatine. Io non ne vado matta, non è che ne consumi così tante, sono più per i dolci come avrete già capito, però queste qui vanno benissimo messe in tavola, l'antipasto per eccellenza, lo stuzzichino per eccellenza. Poi non possono mancare i tramezzini o comunque i bocconcini appunto per gli antipasti. Quindi ho comprato sempre da Lidl, della marca Certossa, queste bruschette con olio extravergine di oliva. È un pacchettino così da 2 etti, 1 etto e mezzo, 150 grammi. Sono delle bruschette semplici, croccanti, quindi diciamo quelle che si possono aggiungere alle insalate oppure alle minestre, e c'erano anche a rosmarino, ma le ho prese classiche proprio per non andare a fare una confusione di gusti poi e troppe cose mischiate con quello che ci andrò a mettere sopra. Ho preso queste qui semplici e classiche, che ho pensato sia con i formaggi che con questa delizia che ho preso sempre lì. Quindi, linea deluxe della Lidl, ho preso il patè di carciofi. Allora, questo qui costava 1,29 euro se non sbaglio, ve lo dico subito se lo trovo. 1,29 euro, sì. Allora, non era in promozione, l'ho preso perché io adoro i carciofi, mi piacciono tantissimo. E mi è già capitato di comprare anche il patè di olive e, se non sbaglio, quello di radicchio rosso, ed è buonissimo. Di questa marca qua veramente la qualità è ottima. Questo non l'ho mai provato, ma sono sicura che sarà gustosissimo. L'ho già preso il patè di carciofi in altri supermercati, ma sono sicura che sarà delizioso, quindi me lo immaginavo sulle varie bruschette, sul pane da tramezzino che ora poi vi faccio vedere. Quindi questo qua, patè e via. Ero tentata di prendere anche quello alle olive, però ho detto tanto non è che c'è questa grande festa e tutta questa gente invitata, quindi evitiamo. E oltre quello lì, da Eurospin invece ho preso, da utilizzare appunto insieme alle bruschette, il classico pane da tramezzino. Questo era in offerta a 79 centesimi, sono un bel po' di fette giganti, sono 250 grammi, ne ho presi 2 pacchetti. Non l'ho trovato da Lidl, ce n'era un tipo, però era molto scuro. Ho letto, non era di chissà quale grano particolare, però non mi sembrava da tramezzino, cioè c'era scritto da tramezzino, ma non mi sembrava il classico, comunque non era quello che cercavo io. Quindi ho preso 2 pacchettini di questo a 79 centesimi per andarci a mettere sempre sopra, ad esempio, il patè di carciofi, oppure per i non vegetariani ho preso sempre da Eurospin il patè spalmabile di tonno. Questo è un tubetto, così, un tubetto da 100 grammi, e chi l'ha mangiato, non io, ha detto che è buono, che comunque per il prezzo, che è
Poco poco, 99 centesimi, quindi nemmeno un euro, però mi è stato detto che ne vale la pena per un euro, quindi lo metterò anche questo qui. Sopra, ecco, guardate che vi fa vedere anche la bruschettina, quindi meglio di così, e ci aggiungerò magari un'oliva, qualche cosina di un po' più sfiziosa. Poi, rimanendo sempre appunto in ambito antipasti, ho preso per l'appunto due rovioline. Sempre da Lidl, anche queste di nuovo da Lidl, a 55 centesimi l'una. Ne ho prese due, semplicissime. Queste qua al posto del formaggio spalmabile sono un po' più saporite, un po' più salate e quindi più gustose. Sempre come le robiole marca Merivio di Lidl, ho preso un panettino di crescenza. Stesso discorso da poter mettere sul pane da tramezzino o sulle bruschette. Poi, sempre Lidl, però del marchio Italiamo, c'era la gorgonzola DOP dolce in offerta. Ti dico immediatamente il prezzo: 1,49 euro in offerta. E questo qui sono 3 etti di gorgonzola. È buonissima quella di Lidl. L'ho già provata più e più volte, sia dolce che piccante. Sono tutte e due buonissime. Quindi, stesso discorso. Con questa qua ho pensato anche di condirci la pasta per me. Vediamo un pochettino che cosa, come organizzeremo la cosa. Poi, sempre tema antipasti, sempre Lidl, una semplicissima confezione di cuori di iceberg. Questa qui va bene come base prima di impiattare qualche cosa, oppure appunto aggiunta volendo anche agli stuzzichini, agli snack prima dell'antipasto, i cuori di iceberg e via. Poi, sempre da Lidl c'era in offerta la Calvé, la salsa rosa, 99 centesimi, la confezione classica, maionese e senape ce l'avevamo e ketchup, però mi mancava la salsa rosa. Di solito la facciamo unendo ovviamente ketchup e maionese, però questa qui già pronta era in offerta e quindi l'ho presa. La mia cosa preferita, le cose sott'olio e in salamoia, che bello, che bel vizio. Allora, di Lidl della marca Baresa ho preso il barattolo di olive classico. Questo qui è un po' più piccino, c'era in offerta il mega barattolo, ma visto che direte voi, perché magari poi hai paura di buttarle, no, ho paura di farle indigestione perché le mangerei tutte nel giro di 2 giorni e quindi meglio il barattolino piccolo. 99 centesimi, olive verdi denocciolate. Poi rimaniamo Baresa, sempre Lidl, carciofi a spicchi in olio di semi di girasole. Questo era in super offerta perché costavano 1,49 euro, era la confezione XXL, quindi sono il formato maxi, formato famiglia, formato convenienza. Sono semplicissimi carciofi a spicchi, non sono aromatizzati. Io impazzisco per quelli di Lidl nel barattolino piccolo, grigliati o comunque aromatizzati, forse alla romana, una cosa simile. Però non c'erano, c'erano proprio tutti finiti anche volendo, e allora abbiamo ripiegato su questi qui. Tanto questi, ripeto, aggiunti come antipastini oppure nelle scodelline insieme alle olive si possono spizzicare. Poi direi che come antipasti siamo arrivati alla fine. Iniziamo invece con i pasti, i pranzi, i pasti. Con i pranzi per me ho preso due confezioni di gnocchi ripieni. Allora, uno è ripieno radicchio e scamorza, tutti e due li ho presi da Lidl. Uno della marca Nonna Mia, questi qui, sono mezzo chilo e sono buonissimi. Quello che ad esempio ho riscontrato in tanti discount, in tanti supermercati, che c'è una differenza dello stesso prodotto. Questi qui di Lidl sono straconsigliati, ve li veramente provateli perché sono buonissimi, e invece boccio quelli di Eurospin. Gli gnocchi ripieni così di Eurospin, indipendentemente dagli ingredienti e da che cosa hanno all'interno, non mi piacciono proprio, ne mettono pochissimo di ripieno, no. Questi qui invece deliziosi, veramente. Questi erano in offerta 1,19 euro. Oltre a questi ho preso della marca invece Deluxe, sempre di Lidl, quelli al tartufo. Non so voi, ma io sono un amante del tartufo. Nessuno a parte me in famiglia lo può sopportare, anche solo l'odore, mentre invece a me piace un sacco. E quindi questi me li farò solo per me: mezzo chilo di gnocchi ripieni, ma magari gli altri si mangiano un cotechino, io mi mangio questi. E comodissimi perché oltre a poterli fare in acqua salata, si fanno in padella con un po' di burro, un po' d'olio e vengono squisiti. Sempre 1,19 euro in offerta.
Poi vi faccio vedere ancora che cosa mangerei io, nel senso che ho deciso di fare anche una torta salata con le erbette. Allora, ho preso la pasta brisée questa volta da Eurospin, che era in offerta a pasta sfoglia tonda 55 centesimi, classica. Io la prendo quasi sempre tonda perché ho una teglia bellissima presa da Ikea un sacco di anni fa e quindi solitamente più che la rettangolare utilizzo quella tonda, 55 centesimi, classica. Ho preso la pasta così, il pacco di erbette, sempre da Eurospin, da mezzo chilo, già lavate, pronte per essere bollite, e sono erbette miste, spinaci, cicoria e tutte le altre. E insieme ci metterò la ricotta. Questa era in offerta, è la maxi confezione, 450 grammi della Land o Land, non lo so, ricotta fresca, ed era in offerta a 79 centesimi, solitamente il prezzo del barattolino, quello più piccolo, e quindi questa qua l'ho presa. Se anche non dovessi metterla tutta nella torta salata, la aggiungo sempre agli antipastini, insomma un'indigestione di antipastini, non so quanti ne farò, però non butteremo via niente, e ci aggiungo poi di solito un paio di uova per fare la torta salata e rigorosamente la noce moscata che io adoro. Poi patate, ho preso 2 kg di patate di Bologna, IGP, no, DOP, erano in offerta anche queste qua e le ho pagate 1,89 euro, mi sembra, 1,99 euro, quindi 2 kg di patate, erano belle, mi piacevano, queste qui le userò sia per farci il contorno del cotechino che adesso vi faccio vedere, patate al forno, oppure comunque le faccio anche bollite. Cotechino, questo qui invece ne viene da sempre da Lidl, cotechino di Modena IGP, prodotto da Grandi Salumifici Italiani SPA, Consorzio Modena IGP. Il cotechino di Lidl aveva un prezzo di 2,49 euro, anche questo qui era in offerta, marca Salumeo, non mi riguarda, però giustamente ve lo faccio vedere, questo qui con il suo contorno di patate o di verdure, vedo un po' perché ho comprato anche, che non ve li faccio vedere, le solite buste di verdure surgelate, grigliate, quindi volendo posso anche mettere quello lì, e le lenticchie, ho le lenticchie secche da mettere in ammollo e da fare assolutamente rigorosamente, no? Visto che portano soldi, vabbè, però le mangiamo per scaramanzia. Poi, ancora da, come secondi, direi che, ah sì, lo sformatino di patate della Lidl, ho ripreso questi qui che tra l'altro mi avete super promosso anche voi e confermato quanto siano buoni, della Deluxe, sempre linea Deluxe, erano ancora in offerta a 1,69 euro, ne ho prese 2 confezioni, l'unica cosa è che non c'era più quello con i broccoli, quindi c'era solo questo qui con patate e formaggio. Ho già preso anche questo, mi piacciono tutti e due indistintamente, quindi ne ho preso un paio di confezioni da freezer da tenere in di scorta. Poi direi che con il salato ho fatto vedere tutto. No, questa mi mancava, la maionese che ho ancora preso da Eurospin, anche questa 99 centesimi, e era in offerta, quindi l'ho presa sempre il tubetto come quella della Calvé, però è buona anche quella di Eurospin, ad esempio mi piace come maionese, sempre per il discorso appunto condimenti, tramezzini. Poi ho preso da ancora Eurospin i fichi secchi, 250 grammi di fichi secchi, marca Elmas, questi qua. A parte che mi piaceva tantissimo la confezione, perché rispetto a quelle tonde di solito, no, a ruota, questi qui ce ne stanno un sacco, occupano poco posto, non lo so, trovo così carini, vabbè, povera me. Tra l'altro manco li mangio, come vi ho già detto nell'altro video, però comunque li mangiano gli altri e allora li ho presi. Poi passiamo alla parte che mi piace di più, i dolci. Ho comprato sempre da Lidl un Pandoro e un Gianduiottone. Vabbè, allora, il Pandoro ho preso questo qua ricoperto, questo costava 4,90 euro, della Tartufon. Non ve lo sto nemmeno a descrivere, ecco, questa immagine penso che parli per me. Quindi sì, anno nuovo direi che dovremo intensificare gli allenamenti e il movimento, perché qua sono andata a correre stamattina, però poi mi ingozzo di queste cose, quindi cerco di compensare, ma sotto Natale si compensa con più difficoltà. E poi ho preso a 5,90 euro della marca Dal Colle Gianduiottone all'arancia.
A dirvi la verità, non l'ho proprio preso io, ma l'ha preso il mio fidanzato perché mi sembra troppo sano con l'arancia. No, che poi io mangio sano, però quando devo mangiarmi la porcheria me la mangio bella strong. Lo assaggerò. Mi piace il connubio cioccolato fondente e limone, ma arancia non lo so, lo proverò. Lui mi assicura che sia buonissimo e quindi tenteremo questo esperimento. Allora, io direi che vi ho fatto vedere tutto. Come al solito vi ricordo che se non aveste ancora, non vi foste ancora iscritti al canale, potete farlo e potete attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video. Spero che si sia capito perché ho fatto un po' un miscuglio di prodotti, ma vi ho dato comunque delle idee semplici e precise, quindi penso che possa andarvi più che bene. Quello che volevo aggiungere al video è che soltanto nei primi video avevo sottolineato il fatto di potermi seguire anche su Instagram. Non l'ho detto negli altri video perché poi mi sono voluta dedicare al canale, però sicuramente per non perderci, soprattutto di vista in queste giornate di festa, seguitemi anche su Instagram. Io lì metto un sacco di storie, foto, mi piace molto e sicuramente c'è uno scambio maggiore nel senso a livello proprio direttamente con voi. Quindi mi farebbe piacere, seguitemi anche lì. Adesso con i potentissimi mezzi tecnologici vi metto qua sotto il mio Instagram. Eccolo qua. Mamma mia, che vergogna. No, lo metto perché ci sto lavorando al discorso video, però intanto almeno lo vedete così e va benissimo. Mi diverto a fare video semplici senza tante lavorazioni, ma non perché non ne abbia voglia, ma perché mi piacciono le cose così spontanee, quindi così le faccio. Come il canale YouTube, però con il puntino, quindi Julie Graff con la doppia F e il puntino al centro. Seguitemi anche lì, che così ci scambiamo un sacco di idee, soprattutto per i prossimi video, perché anno nuovo voglio fare un sacco di video e tutti uno diverso dall'altro e sicuramente spero divertenti. Io per oggi vi ringrazio, vi auguro ufficialmente un buon Natale, mi raccomando, passatevelo come meglio potete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!